Buongiorno al Comitato Scientifico che ascolterà questa presentazione. Sono Fabrizio Miglietta, dottorando del Politecnico di Torino e oggi presenterò parte del lavoro di ricerca che ho condotto qui, intitolato Approccio metodologico per lo studio dell'autoriparazione nelle gante bituminosi dalle prove sperimentali alla modellazione avanzata. Il contesto è quello delle pavimentazioni flessibili con particolare riferimento al danneggiamento per fatica. La fessurazione per fatica si esplica a causa del passaggio veicolare ciclico sulla pavimentazione stessa. Il problema è che la vita a fatica della pavimentazione valutata in esercizio risulta essere maggiore rispetto a quella caratterizzata in laboratorio. E la differenza tra queste due valutazioni è imputata a differenti fattori, tra cui l'autoriparazione che si esplica durante i periodi di riposo tra un carico veicolare e l'altro. Quindi esistono degli shift factors che si inseriscono per ricondurre la vita a fatica valutata in laboratorio rispetto a quella considerata in esercizio. Pertanto questi shift factor sono dibattuti, così come anche il fenomeno stesso è dibattuto dalla comunità scientifica. Infatti, ad oggi non esiste ancora un protocollo universale per caratterizzare l'autoriparazione nelle ganti bituminosi. Autoriparazione che sappiamo essere una proprietà intrinseca del materiale, il quale è in grado di recuperare la funzionalità nel tempo che è deteriorata in seguito a uno specifico danneggiamento. E in questa immagine vediamo la schematizzazione della fase di carico rispetto al periodo di riposo, in cui osserviamo prima un decadimento delle prestazioni e poi un recupero delle prestazioni stesse. Pertanto questo decadimento e questo recupero imputabile a danneggiamento e autoriparazione in realtà è anche associato a fenomeni esterni a danneggiamento e autoriparazione stessa, che quindi sovrastimano la risposta ultima che osserviamo. Quindi vi è la necessità di depurare questi fenomeni stessi esterni. A destra invece vediamo un modello che è ampiamente utilizzato per descrivere l'autoriparazione, che vede appunto il recupero della rigidezza e della resistenza del materiale durante il periodo di riposo attraverso fenomeni di flusso, bagnatura delle facce della fessura e successiva randomizzazione delle molecole all'interfaccia della fessura stessa. Qui vediamo i pezzi di un puzzle che hanno poi rappresentato il progetto di ricerca seguito, che ha appunto avuto focus sull'autoriparazione delle ganti bituminosi. Con un primo obiettivo che è nato con il gruppo di ricerca RILEM, volto a confrontare tre protocolli di prova proposti dalla comunità scientifica su tre bitumi vergini. Un secondo obiettivo è invece atto a indagare l'effetto del tempo e della temperatura di riposo su un singolo protocollo e valutato su quattro bitumi vergini. E un terzo obiettivo invece è concentrato, focalizzato sulla modellazione avanzata di dati attraverso il modello viscoelastico del danno continuo e attraverso la sovrapposizione del tempo e temperatura all'interno dell'autoriparazione stessa. Questi sono, diciamo, i protagonisti di questa sperimentazione: quattro bitumi vergini, di cui due bitumi tradizionali e due bitumi modificati con SBS provenienti da differenti origini e caratterizzati da differenti caratteristiche preliminari. In questa presentazione mi concentro essenzialmente su parte dell'obiettivo 2 e dell'obiettivo 3. Obiettivo 2 che è stato effettuato, valutato su un singolo protocollo chiamato fatica riposo fatica, in cui una prima fase di carico porta il materiale ad uno specifico livello di danneggiamento, e quindi vediamo il modulo complesso in funzione del numero di cicli, che poi viene recuperato durante il periodo di riposo, seguito da una successiva fase di carico che porta il materiale a rottura stessa. Una prova supplementare chiamata riposo-fatica serve invece per valutare quelli che sono effetti tempo-dipendenti esterni all'autoriparazione stessa. Sono stati introdotti due indici: un primo indice IG relativo alla resistenza, al recupero, scusate, della rigidezza del materiale, un secondo indice
l'indice IN valutato al recupero di rigidezza, quindi valutato sul numero di cicli il materiale è in grado di sopportare durante il caricamento. È stata poi valutata la correlazione che vi è tra recupero di resistenza e recupero di rigidezza in differenti combinazioni di tempo e temperatura del periodo di riposo. E qui osserviamo essenzialmente ai risultati per uno specifico livello di danneggiamento per i quattro materiali oggetto di studio. Essenzialmente vediamo come questi punti, che sono coppie di punti, recupero di resistenza e recupero di rigidezza valutati a differenti combinazioni della temperatura del periodo di riposo e tempo del periodo di riposo sono stati, diciamo, si correlano tra di loro e quello che osserviamo è che essenzialmente sembra esistere un'unica relazione che correla, che collega questi indici, in cui uno specifico stato di autoriparazione può essere raggiunto tanto da lunghi periodi di riposo e basse temperature, quanto da bassi periodi di riposo e alte temperature. Successivamente l'analisi è stata focalizzata sul recupero di resistenza, perché si è osservato che il recupero di resistenza risulta essere inferiore a quello di rigidezza, quindi più conservatore, perché essenzialmente si basa sul quanto il materiale è in grado di resistere effettivamente all'applicazione di un carico. Quindi ci siamo concentrati sul recupero di resistenza ed è stato valutato in funzione della temperatura del periodo di riposo. I dati quindi sono stati modellati attraverso una funzione logistica generalizzata e poi attraverso il principio di sovrapposizione tempo-temperatura sono state valutate dei nomogrammi in cui osserviamo essenzialmente come l'indice di resistenza, quindi il recupero di resistenza che è indicatore dell'autoriparazione, si sviluppa al variare della temperatura del periodo di riposo e del tempo stesso. Quindi grafici che ci permettono di discriminare il comportamento dei quattro materiali e quindi di riconoscere come o quanto il materiale abbia riparato per uno specifico tempo e temperatura del periodo di riposo. Successivamente è stato deciso di applicare poi il modello VCD, che è il modello viscoelastico del danno continuo, che è stato sviluppato per andare a caratterizzare il comportamento a danneggiamento, a rottura per fatica del materiale bituminoso. In realtà poi questo modello è stato modificato per tenere in conto dell'autoriparazione nel contesto di questa specifica tesi di dottorato. Questo modello VCD, che applica appunto una teoria costitutiva per andare a discriminare il comportamento viscoelastico rispetto al danneggiamento stesso, mi porta alla definizione della curva caratteristica di danno, che mi descrive l'integrità del materiale in funzione del danneggiamento stesso. E qui vengono riportate essenzialmente le formulazioni che sono state applicate e che sono state modificate, come detto precedentemente, per tenere in conto innanzitutto dell'autoriparazione stessa e poi per andare a depurare quelli che sono effetti di non linearità del materiale stesso e effetti tissotropici. In questa slide vediamo essenzialmente l'applicazione del modello VCD sul materiale N1 ed S1, dove il materiale N1 è un materiale tradizionale e il materiale S1 è un materiale modificato con SBS. E vediamo come le prime curve rappresentano la sovrapposizione delle prime fasi di carico delle varie prove, mentre le seconde curve rappresentano la seconda fase di carico che varia a seconda della temperatura e del tempo del periodo di riposo. A sinistra vediamo l'effetto combinato di danneggiamento, autoriparazione, non linearità e tissotropia. A destra invece vediamo quando questo effetto invece è depurato rispetto a fenomeni non lineari e tissotropici, quindi osserviamo essenzialmente danneggiamento e autoriparazione. Andando a studiare l'autoriparazione stessa, sono state poi costruite delle curve maestre dell'autoriparazione in termini di integrità del materiale e danneggiamento.
e sono rappresentate a titolo d'esempio per il materiale N1 per un danneggiamento del 35 e del 50% rispetto al modulo iniziale del materiale. Quindi che cosa stiamo vedendo? Stiamo vedendo come in funzione del tempo di riposo ridotto, l'autoriparazione si sta sviluppando in termini di integrità del materiale e danneggiamento. Qui sono riportate le conclusioni di questo lavoro, ma di fatto quello su cui mi voglio concentrare è la potenzialità di questo strumento che da un lato attraverso un approccio più tradizionale, dall'altro attraverso l'approccio del VCT ci permette di avere uno strumento semplice o una modellazione un po' più avanzata per discriminare il comportamento dei materiali e per quindi poter selezionare al meglio durante le fasi di progettazione di una pavimentazione, poter selezionare il materiale che più mi diciamo risponde alle richieste di progetto. Grazie per l'attenzione.